Eccoci ritornati qui nella grotta. Siamo rimasti al punto dell'altra volta che qua avevo trovato il martello e ci siamo, dai. Ho preso l'accetta perché lì mi ricordo anche che c'era un lupo, di averlo visto nel buio. Gli si illuminavano perfino gli occhi, quindi non posso sbagliarmi. Era là, è scomparso. Beh, cazzo, non ho niente per accendere il fuoco. Ma se io vado a distruggere le casse, posso accendere il fuoco? Provo. Niente da fare, ho provato, ma le cassette non si spaccano, le cassette di legno, quindi bisogna andare avanti con cautela. Cioè, per forza mi tocca andare avanti con la torcia, perché sennò non vedo praticamente nulla. Vediamo. Costruisci il ponte. Abbiamo già i materiali, questa è un'ottima cosa. Perché il martello l'ho trovato, vabbè, nello scorso episodio, però la ferramenta l'ho presa un po' dappertutto. Queste sono le miniere per forza di Hamilton, quello là. Sono le sue miniere queste, per forza. Sembra essere anche crollato tutto qua. Anzi, no, sembra esserci un'altra statua di una persona. Ancora una volta saltava fuori quel ghiaccio magico. Sdraiato a terra, terrorizzato. Il mistero come il ghiaccio, diventa sempre più duro e scarso. Quindi, vabbè, ispeziona, vediamo se riusciamo ad entrare nel suo flashback. Siamo entrati nel flashback, adesso ripercorreremo quello che è successo. Allora, ci sono dei passi che vanno in questa direzione, ma qua c'è qualcosa. Vabbè, eccolo qua. E poi è stato pietrificato dal gelo in cui... Però se noi andiamo a vedere... Da che cosa stava scappando? Continuo a seguire le sue orme, ma non vedo praticamente niente. Vengono da questa direzione. Eccolo! Ha in mano un fucile. Ma che cacchio sta sparando? Ha mollato il fucile per terra. Noi continuiamo. Non si vede praticamente nulla. Oh, grazie. Wow! Wow! C'è parecchia dinamite! Quanta dinamite! Qui c'è un diario. E qua? Provo a leggere il diario. Diario di Rayan. 8 agosto 1970. Adesso me lo leggo un po'. Cazzo, fa così freddo che non mi sento più i piedi. Porca puttana, devo trovare un riparo. Non c'è qualcosa da scaldarsi? Perfetto! Però cazzo, mi manca sempre la legna. Dai che questa va bene. Grazie signore, grazie. Questa è la legna perfetta. Accendiamo subito il fuoco, riscaldiamoci. Wow, meno male. In questa prima parte della lettera il nostro Rayan ha parlato con Rosair, che degli amministratori delle miniere, cioè credo gente come Hamilton così, li stava fregando, che diceva che le loro miniere erano crollate inaccessibili. E il nostro caro Rayan qui stava preparando tipo una sorta di resistenza contro questi inglesi e contro i ricconi come Hamilton. Mentre in questa seconda parte della lettera in pratica si racconta che qua gli inglesi li stanno invadendo e il loro paese è pieno di risorse. E questo è un fucile! E questo è un fucile, dimmi che si può prendere. Cartucce. Wow. Mi piace. Non l'avevo manco visto prima, eh. Adesso proviamo a dare un'occhiata qua intorno, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Un letto. Ispezioniamo. Perché dormire in casa quando puoi dormire in una grotta? Prendiamo tutta la dinamite qua, che non si sa mai che dobbiamo far saltare qualcosa. Qua prima aveva sollevato questo. Non so per cosa. Vediamo. Ah, ok. Ah, serve per scendere. Ok, ma io mi chiedo cosa c'era nel passaggio, nell'altro passaggio. Ah, ok, perfetto, siamo tornati indietro. Ok, va bene. Allora, la strada principale per forza questa. Io non so voi, ma mi sono caricato il fucile, eh. Perché qui io non vedo niente. Non vorrei finire male. Intanto fa sempre un freddo cane, nonostante abbiamo il cappotto. Nemmeno la magia poteva sparsi di tutte quelle macerie. Quel muro non c'era prima. Come avrebbe fatto ad uscire?
Come non c'era prima? Ci hanno chiuso dentro. Diamo un'occhiata da più da vicino. Aha, ma io ho la dinamite, cazzo. Vabbè, io la piazzo subito. Via, 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 via. Adesso c'è il botto, ragazzi. Perfetto. Yuhuu! Un bordello abbiamo fatto. Prendiamo il fucile. No, non prendere gli appunti, prendi il fucile. Ma come? Cioè non si è... Non si è distrutto il muro. Cazzo, ma io ho sprecato una granata e una dinamite allora. Niente, non ci resta niente da fare. Cioè bisogna andare per forza da questa direzione, perché là è sbarrata la strada. Quindi ci sarà sicuramente una parete da far saltare. E passeremo con le dinamiti, cosa vuoi che ti dica? Sinceramente detesto stare in questi posti al chiuso. Si sentì osservato. Temo che fosse una presenza nei paraggi. Oh no, non dirmi così. Stavo per dire che a me non è che mi piace tanto stare qua. Oh merda! Ho preso l'ascia, signori. Ok, 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 ok. Stiamo solo sognando o è vero? È uscito dal nulla. È uscito dal nulla, stavamo solo sognando, credo. Continuiamo ad andare avanti. Non temiamo. Io ho sempre paura che qualcuno mi sbuchi da dietro. Secondo me dobbiamo far saltare qualcosa qua con la dinamite. Secondo me. Infatti. Piazzata, stiamo belli indietro. Che non si sa mai. Guardiamo da questa parte che non è, cioè non arrivi sia dall'altra che sia da questa o qualcosa di strano. Vai, salta in aria. Vacca di che bordello. Almeno questa ha funzionato. Nessuna pietra può contrastare la forza della dinamite, ma quel ghiaccio sì. Ok, siamo usciti. Siamo usciti. Meno male. Usiamo la scala per scendere. Ok, siamo qua. Non vedo praticamente nulla. Quindi ancora qua la torcia mi serve. Io provo a raggiungere la mia moto slitta perché... visto che siamo usciti di fuori e non c'è più nulla da fare... io credo di andare oltre la casa di Blaze. Eccola lì. Prendo la casa di Blaze e andiamo oltre. Magari c'è questo sentiero, vedi, quella torre di guardia. Magari lì può esserci qualcosa, perché qua non c'è più nulla da fare, mi sembra. Intanto vado a scaldarmi anche. Ecco la moto slitta dove l'avevo lasciata. Questa era l'entrata della grotta. Guardo un attimo nel coso se ho abbastanza anche tronchi o robe del genere. Vediamo, recupera. Sì, 15, una quindicina di tronchi, perfetto. Possiamo partire. Andiamo verso la casa di Blaze e vediamo, investighiamo anche su quella casa. Magari c'è un'altra statua da vedere, un'altra persona congelata. Ma che cazzo, le luci qui non ci sono. Forse è meglio prendere... Oh, lei, grazie. No, perché ho detto. Perfetto, casa di Blaze, eccolo qua. Siamo arrivati, siamo giunti qua. Scendiamo. Smontiamo. Ho visto però che c'è un altro percorso da fare, che è... questo qua, vicino alla casa di Blaze c'è un altro percorso dove c'è il letto, qua e arrivi un altro letto. Ma la cosa che mi interessa è questo sentiero e poi questa torre di controllo. Per poi tagliare... Oddio, a casa di Hamilton, può essere? Forse c'è una strada bloccata, bisogna prendere questo sentiero. Beh, noi entriamo e investighiamo. Un'atmosfera invernale ci ricordava la casa. Il silenzio della zona suggeriva che fosse disabitata. Uno scarpone. Quando si trova uno stivale ci si chiede che fine abbia fatto il piede. Adesso diamo un'occhiata qui intorno, perché prima di entrare voglio dare un'occhiata intorno. Magari troviamo sempre qualcosa. Qua c'è un capanno, andiamo nel capanno. Ah, qua c'è un buco. Ah, la chiave. Ok, ho capito. In una lettera che avevo trovato in questa casa, mi sembra di Roy o di Bender, nello scorso episodio, mentre trovavo il caribou, che alla fine mi serviva solo una bottiglia vuota, e avevo letto una chiave dove il ragazzo della tizia aveva fatto cadere appunto una chiave in questa buca. Non aprire le note. Perfetto, prendila subito. Attira oggetto. Non riuscivo a raggiungere la chiave. Mi serve un magnete con un filo. Forse dentro possiamo costruirlo. E di conseguenza aprirà sicuramente il capanno. Ho fatto il giro della casa. Nulla di interessante. Quindi dai, per forza.
Magari andiamo dentro a vedere se c'è qualcosa. Questo è il bagno. Iniziamo dal bagno a cercare. Magari riusciamo... Ehi, sì, perfetto. Accendi fuoco, mi interessa, perché adesso c'è... Oh, la luce, la luce, la luce, la luce. La lampadina è fulminata, bene. Due antidolorifico, che è molto importante. Uno specchio rotto. Un giornale. Articolo su Blaze. Incidente enigmatico. Bene, quell'articolo lì parla di un incidente accaduto a Blaze, proprio, che era a capo della riapertura delle miniere e lavorava per Hamilton. Insomma, è stato trovato morto e mangiato dalla selvaggina, ma sfregiato nel volto. Quindi io penso che sia stata una belva. La belva che parlava anche... Adesso non mi ricordo mai il nome del meccanico, come si chiama. Di Lemut, ecco, parlava Lemut nella sua lettera. Qui c'è un'altra cosa. Un po' di lettura per ammazzare il tempo. Eccolo qui, collega un cavo al magnete. Dobbiamo trovare un magnete però per collegare il cavo. Vediamo se ce l'ho di riserva. E nella motoslitta. Ho sentito qualcosa. Ho sentito un rumore strano. E non vi nascondo che mi sono cagato addosso. Scendiamo per vedere. Facciamo la fine del topo qua, ve lo dico io. Porca puttana! Bastardo di un lupo. Che cazzo, che cavolo ho preso? Maledetto lupo, guarda, mi ha fatto cagare addosso. E niente, vado a vedere se nella macchina ho un cavo per collegare la calamita. Oppure una calamita per collegare il cavo. E vai, mi sono trovato una calamita, perfetto. Quindi la calamita, perfetto, ce l'ho. Via, dai, via, fuori dalle palle, fuori dalle palle. Colleghiamo il cavo. Magnete con cavo, quindi adesso se noi usciamo, andiamo in quel buco lì, dovremmo riuscire a prendere la chiave, che quella chiave forse apre questo capanno. Chiave della baracca. What could it be for? The garden shed? Ma dico, del capanno del giardino? Beh, cazzo, l'ho aperta io. Allora, qui c'è una tanica, prendiamo tutto. Accendi, accendi fuoco. Cos'è questo? Ispeziona. La motosega non funziona. Peccato, peccato. Volevo portarmela dietro. Delle cartucce per fucile. Ferramenta, questa può essere utile. E niente di che. E anche la tanica mi porto dietro, che non si sa mai. Beh, bene ragazzi, non ci resta nient'altro che andare avanti, eh. Cioè, qua abbiamo visitato tutto alla fine. Vediamo se riusciamo a venire a capo di questo mistero, che ormai si infottisce sempre di più. Oh, là c'è qualcosa, oh. Che cazzo è? Andiamo piano.